Salve a tutti! Allora, a oggi vedremo che dentro a Gimp si può usare l'intelligenza artificiale per creare immagini. Oh, allora, avevo cominciato a vedere tanti video molto piccoli che in Photoshop si possono creare immagini tramite l'intelligenza artificiale, perché c'è un tool già integrato nell'ultimissima versione di Photoshop, e ultimissima sto parlando di giugno 2023, quindi cose abbastanza recenti. E poi, tra l'altro, 98,9% degli YouTuber ne parlano benissimo e dicono che figata, abbiamo l'intelligenza artificiale dentro Photoshop, e voi no. Invece pochissimi YouTuber, secondo me quelli più validi, quelli che sanno di più, quelli che sanno usare meglio Photoshop e che non fanno solo copia e incolla dei vari tool, magari copiando da video americani, hanno testato per bene il tool di Photoshop e hanno detto che non funziona bene dappertutto. Per esempio, sulle facce ha ancora problemi, sulle persone sbaglia anche a disegnare le mani. Quindi ci sono ancora tante cose che devono essere implementate nell'intelligenza artificiale. Ok, ma adesso torniamo a Gimp. Anche Gimp, siccome è un programma open source, tutti possono metterci le mani, è arrivata l'intelligenza artificiale, perché qualcheduno ha creato il plugin in Python e quindi può essere utilizzato. Allora, come si fa a installare il plugin per l'intelligenza artificiale? Allora, andate sul link che vi metterò qui sotto. Ok, vi metterò il link e vi andate a scaricare il file zippato del plugin. Dentro il file, adesso lo vediamo. Ok, ci sono tante cose dentro il file, ma c'è una cartella stable hard e dentro c'è un file Python. E si usa questo file Python, basta copiare questo file. Ma dove? Allora, questo file va copiato nella vostra cartella di plugin di Gimp, non in quella generale di Gimp, nella vostra utente. Allora, ripeto, perché non fa mai male, aprendo Gimp, andate in modifica, preferenze, plugin, no, direttamente nell'ultima voce cartelle, e cercate la cartella plugin, il primo collegamento è il percorso alla cartella vostra personale. Cliccate su mostra posizione file nel gestore file, eccolo qua, plugins. Ecco, io ho già copiato il plugin della Stable Diffusion Horde. Allora, per far funzionare questo plugin bisogna chiudere e aprire Gimp, e il plugin si carica. Io l'ho già caricato, quindi non serve che chiudo e gli apro. Cosa è apparso? A fianco a filtri una scritta AI e poi in grigetto chiaro Stable Horde. Per far funzionare il plugin bisogna cliccare su File, creare una nuova immagine. Per adesso, per velocizzare tutto, facciamo 512x512. Gli diciamo delle opzioni varie, che il colore dello sfondo deve essere trasparenza, diamogli ok. E abbiamo semplicemente un'immagine vuota trasparente. Andiamo su AI Stable Horde, adesso è utilizzabile perché è in bianco. Si apre questo menu, questo pannellino, diciamo. È tutto in inglese, bisogna scrivere in inglese dentro le
il prompt, ok? E adesso vediamo un attimo come funziona. Allora c'è text to image, che è quello che usiamo adesso, e gli diciamo a lot of flurry caps. Ok, questo è il modo più veloce per usare il programma. Faccio ok. Allora, il programma non, dire, elabora subito. Perché? Perché deve andare su un sito dove c'è l'intelligenza artificiale, mettersi in coda e aspettare il suo momento per poter mandare le nostre informazioni. Infatti, fra le varie opzioni c'è max wait e 5 minuti. Quindi se ci mette più di 5 minuti, dopo un po' dà un messaggio: "Uè, ci ho messo troppo". Ok, allora mi ha creato un gattino disegnato, cioè fotografato, non so come dire, non è proprio bellissimo, però questo è quello che fa l'intelligenza artificiale. E crea un numero di serie, credo che è un livello sopra tutta l'immagine, che si può anche cancellare. E adesso potrei anche, per esempio, ritornare qui, provare con un'altra descrizione da aggiungere. Allora, levo. Ah, perché non ho scritto off, a lot off, ho scritto lo, dot for per sbaglio, perché mentre leggevo ho scritto. Vediamo cosa cambia. Però adesso vediamo un po' di cose interessanti. Che ci sono delle informazioni che si possono mettere, tipo steps o prompt late e altre cose. Non le ho ancora provate, ma penso che servano per avere più qualità nell'immagine, vuol dire dare più informazioni all'intelligenza artificiale, e di ritorno non so quanto ci metta l'intelligenza artificiale. Altra cosa, questo plugin funziona con la GPU della vostra scheda video. Quindi, se avete un portatile o un computer scrauso e non avete una scheda video performante con una GPU, questo plugin probabilmente non funziona o farà fatica a generare qualcosa, soprattutto nella fase di generazione. Ok, io qui ho una Nvidia Quadro P400 e vi dico la verità: la fase di generazione dell'immagine non è velocizzata nel video. Ci sto parlando sopra per perdere tempo e rendere il video un po' più interessante. Ok, avete visto che ha fatto tanti gatti, però comunque le facce non sono ancora buone. Allora faccio un'altra immagine. Allora, car 500 electric Abarth. Vediamo cosa combina. Sempre il solito discorso: bisogna scrivere in inglese e voglio che mi esca fuori l'immagine di una 500 Abarth elettrica. Vediamo cosa crea, come la crea. Allora, quando voi vedete che scrive tot secondi, tot tempo, perché in coda di solito. Adesso vediamo cosa ci genera. Poi ci sono altre due opzioni: cancelli parte dell'immagine e la selezioni e gli dici quello che ci devi mettere dentro, e dovrebbe generare un'immagine dentro l'immagine. Allora, questa funzione l'ho vista fare su Photoshop e penso che se la siano studiata ad hoc nei video tutorial, perché fanno vedere un muro medievale e cancellano parte del muro e ci fanno apparire una lanterna. Ecco,
Questa è la generazione di una 500 elettrica Abarth, più o meno. Però, perché questa non è un'immagine di facce, perché facce di animali, facce di persone e le intelligenze artificiali tutte stanno un po' in deficit. Quindi anche questa qui che è integrata adesso in GIMP, scusate, GIMP, ha i suoi problemi, però per creare un'autovettura è capace di farlo. Per questo video tutorial molto veloce è tutto.